Carissimi, sono Kiccio e siamo tornati qua in un nuovo fantastico video. Però prima di incominciare vi informo che siamo ufficialmente alla prima puntata della Winter Edition di 100% recensioni. Oggi parliamo dei Diabolik usciti questo mese e vi dirò una cosa. Lo so, ora mi incomincerete a dire ma chi mangia menica genese? Lo so. Oggi infatti dovevamo parlare di un altro rock comics, un fumetto sulla musica rock. Però Marco, colui che mi fornisce tutti i fumetti, che vi consiglio di seguire su Instagram, mi ha detto che non poteva portarmelo. E quindi niente, ci siamo ritrovati a fare la puntata di 100% recensioni così su due piedi oggi. E niente, sigla e poi iniziamo. Partiamo dalla ristampa R. La ristampa R di questo mese è Come Diabolik. Nella copertina c'è in primo piano un pugnale che divide due occhi di Diabolik. Eccolo qua. Vi racconto un pochino in breve la storia. Praticamente c'è un uomo che ingaggia delle persone per fare dei colpi che Diabolik ha già fatto. Un imitatore di Diabolik, appunto Diabolik, scoprirà chi è questo imitatore e lo ucciderà. Guardiamo le differenze con la prima stampa che è uscita il 1 giugno del 2008. Come dico sempre, l'immagine del 2008 è sempre un pochino più indietro, ma mi dà un sacco fastidio che qua non abbiano messo in regalo il diabolico segnalibro, però nella ristampa del 2008 sì. Male, male, male. Retro della copertina c'è Eva, con una faccia in realtà un po' brutta. È un errore di stampa, e spero non sia successo solo a me, ma è così. Guardate che c'è una riga grigia lì, mentre qua c'è una riga bianca, quindi io, mettendolo così nel mio scaffale che vi ho fatto già vedere in un video precedente, si vedrebbe un po'. Non fa niente perché poi il fumetto all'interno si può leggere benissimo, e però comunque fa dispiacere. Passiamo alla ristampa Swiss. La ristampa Swiss di questo mese si saranno ispirati per forza al Big Bubble, perché Diabolik è blu e lo sfondo è rosa. Vabbè, no, bellissimo, comunque mi piace un sacco. Negli altri tre fumetti che abbiamo parlato 3 mesi fa, comparivano delle sfumature con il blu, il verde, l'azzurrino, diciamo un azzurrino che variava sul verde. Qua invece non c'è traccia di azzurro o verde. Vedete la copertina? È ritratto. Come ho fatto l'altra volta, anche questa volta vi faccio un piccolissimo spoiler del Diabolik inedito di questo mese. Il Diabolik inedito di questo mese è Prossimi alla fine, il retrocopertina è dedicato a Eva. Non li ho ancora letti questi due perché aspetterò il terzo. Infatti spero di riuscire a farlo. Lunedì 1 novembre uscirà un video super speciale per i 60 anni di Diabolik. Parleremo di alcune uscite di questa trilogia, del primo fumetto uscito di Diabolik, e poi il 1 novembre uscirà il grande a colori, e quindi parleremo anche di quello e dell'albetto speciale che uscirà con il fumetto tutto a una fine, oppure appunto con il Diabolik. Guardate un po'. Il primo fumetto è L'inizio della fine, il secondo è Prossimi alla fine e il terzo si chiamerà Tutto a una fine. Che Diabolik non finisca quest'anno con i suoi fantastici fumetti, io spero di no. Vabbè ragazzuoli, spero che il video sia stato di vostro gradimento e se così fosse potete lasciare un bel like, un'iscrizione al canale e attivate la campanellina. Lasciate un commento qua sotto e proponetevi altre domande, come avete fatto la scorsa volta e mi avete chiesto quanti fumetti.
AI. Se vi fosse persi lo shorts, ve lo lascio in descrizione. Ringrazio ancora una volta questi 100 iscritti. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!